ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io come sempre sono Nikibox e siamo oggi qua in un video particolare dove non giocherò in live come potete vedere, ma vi spiegherò quello che mi è sembrato di Assassin's Creed, come vedete dal titolo, le mie opinioni di Assassin's Creed o qualcosa del genere. Comunque partiamo subito dato che ho un sacco di cose da dire e non credo mi basterà il tempo, quindi stop alle telefonate da casa e partiamo subito. Ok, partirei subito dalla grafica dicendo che all'inizio ovviamente ci sono stati un casino di bug. Non so se voi l'avete preso subito al lancio come ho fatto io, ma vi giuro che all'inizio c'erano tantissimi, ma tantissimi bug visivi. Tipo gente che continuava a camminare tranquillamente, però ad un certo punto si teletrasportava sopra la cosa che aveva davanti. Cioè immaginate di camminare e avere davanti un secchio e camminare sopra il secchio, cioè qualcosa del genere. Dopo un po' di tempo hanno migliorato questa cosa con diverse patch, però comunque c'è gente che continua a salire sopra i palazzi, perché non lo fa solo con i secchi, lo fa anche con i palazzi. Spero di riuscire a registrare una scena dove ve lo faccio vedere. Tutti questi bug ovviamente potevano rovinare l'esperienza di gioco, perché erano bug che erano presenti anche all'interno dei video. Ad un certo punto vedevamo, non lo so, durante un video vedevamo passare la gente a caso in mezzo, che ovviamente non ci sarebbe dovuta essere lì. Passavano, sfrecciavano in mezzo, ti buttavano per te, cioè un casino. Comunque in generale la grafica ovviamente è bella, le texture sono fatte bene, è abbastanza fluido, 30 fps è abbastanza fluido, all'inizio no. All'inizio avevamo dei picchi, secondo me passavamo anche a 1 fps, perché vi giuro che c'erano dei picchi assurdi, specialmente nei video. Però poi dopo le patch, dopo alcune patch l'hanno migliorato. Boh, sì, dell'audio che dire, come in tutti gli Assassin's Creed è più o meno simile. I doppiatori sono quasi gli stessi. Non c'è Barbanera, la voce di Barbanera che era fatta da un attore italiano che non mi ricordo come si chiama, ma ha una voce spettacolare. Ma in ogni caso è abbastanza sentibile, diciamolo così, anche se sentibile non esiste. Lascerei la storia per ultima, in modo tale da non spoilerarvi niente. Quindi passiamo subito al gameplay, che hanno sicuramente migliorato dal punto di vista del parkour, nel senso che come si butta giù dai palazzi, come sale sui palazzi, però secondo me avrebbero dovuto testarlo ancora un pochino, perché si vede che in qualche punto non è fatto veramente bene. Secondo me, io, come ho sempre detto, la Ubisoft avrebbe dovuto aspettare ancora un po' prima di lanciarlo questo gioco, prima di proprio di lanciarlo come una catapulta, perché ci sono delle cose che, come i bug grafici, che si sarebbero potuti risolvere tranquillamente con, ma anche solo 2 settimane, 3 settimane in più per lavorarci. Comunque hanno aggiunto la discesa rapida, ci sono i tasti per la corsa verso l'alto e la corsa verso il basso, come vedete dal gameplay, e teoricamente dovrebbero offrire più controllo dell'assassino. Solo che la prima volta che ci ho giocato, la prima settimana, ero un imbranato. Bisogna prenderci veramente la mano e dopo dopo un po' di gioco, un po' di tempo di gioco, credo anche già solo 3-4 ore, si riesce a padroneggiare veramente bene l'assassino. Il sistema di combattimento è fatto decisamente a caso, perché io una cosa non ho capito. Perché, allora, sapete che come in tutti gli Assassin's Creed ci sono i bruti, no? Che sono quelle cose giganti con le asce o con le lance che ti spaccano la faccia. Ecco, io non ho capito come mai un'asciata di uno di queste persone ti toglie pochissima vita, pochissima in base a che corazza hai, mentre una fucilata di uno sniper nel mignolo sinistro del piede ti sciotta. Come mai? Non si sa. Addirittura, vabbè, mi hanno sparato anche attraverso palazzi, ma questi, cioè, sono cose che comunque si fanno. Nel 1700 c'era l'aimbot, quindi ci sta. In questo Assassin's Creed è veramente facile morire, perché veramente il sistema di combattimento non è più fatto come nei precedenti. Cioè, esiste solo la parata, non esiste la parata con il contrattacco, tra virgolette. Anzi, non esiste il contrattacco, esiste la parata, esiste l'attacco. Una cosa che mi ha dato fastidio è che non possiamo usare la lama celata nei combattimenti. Adesso io mi chiedo perché. Cioè, in tutti gli Assassin's Creed si poteva usare, forse nel primo non si poteva usare, ma in tutti quanti, a parte il primo, sì. Perché nell'ultimo no? Cribio! Mentre la lama fantasma, ragazzi, è utile quanto un preservativo bucato. Vabbè, scherzo, solo che è utile per lanciare le lame, appunto, le lame fantasma, lol. E i dardi, quelli lì che fanno rincoglionire l'avversario, non so se avete idea. Quelli che lanciava il Connor con la balestra. Come cazzo si chiama? Con la cerbottana. Passando per le pistole, cioè, allora, io non ho capito come hanno ragionato quelli di Ubisoft. Il nostro assassino tirerà fuori la pistola dalla fondina, mirerà l'avversario,
spara, rimette la pistola nella fondina. Cioè, mettete caso che io mi trovo davanti a 3-4 avversari. Tira fuori la pistola, spara, la rimette dentro la fondina, la tira di nuovo fuori, rispara, la rimette dentro, rispara. Cioè, perdendo un sacco di tempo. Non poteva fare come in quelli precedenti, che faceva delle mosse spettacolari per sparare a più persone di fila. Perché se ci fate caso, in questo Assassin's Creed ci sono le pistole a 6 canne, non quelle canne che pensate voi, eh. Quindi abbiamo 6 proiettili da sparare in rapida successione. Perché devi rimettere la pistola dentro la fondina ogni cazzo di sparo? Non ha senso. Passando per le armi, troviamo le armi tra virgolette leggere, che sono le spade e così via, le armi un po' più pesanti come le asce e le mazze. Poi ci sono le picche. E poi infine i fucili, che io non ho mai utilizzato, ho scoperto alla fine di averli. Ultima cosa riguardante al gameplay, volevo dire che hanno aggiunto le abilità sbloccabili con i punti credo, che sono dei punti che otterremo durante le missioni. E questa cosa è molto soggettiva, può piacere o non piacere. A me sinceramente mi ha lasciato indifferente, anche perché ci sono certe cazzate che si sbloccano con questi punti credo, ma non servono più di tanto. Anche perché sono cose che non esistono, cioè, tipo, se avete giocato all'online di quelli precedenti, vi ricorderete che c'era un'abilità che vi faceva travestire, tra virgolette, dalla persona che voi guardavate in quel momento. E l'hanno aggiunta anche nel single player, che secondo me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè, in quale universo parallelo una persona guardando intensamente un'altra persona si dovrebbe trasformare nella suddetta persona? Mi merito un premio Oscar per questa frase. Ok, lascerò gli ultimi punti della storia che potrebbero spoilerarvi qualcosa proprio per ultimi ultimi. Quindi se volete potete ancora ascoltare questa parte. Quando sentirete un rutto è perché, o una scorreggia, dipende, è perché incomincerò a parlare della parte leggermente spoilerante. Ma neanche più di tanto. La cosa di cui volevo parlare all'inizio è che la storia secondo me è un po' confusa. Ci sono tantissimi nomi francesi che quindi per questo mi danno fastidio, ma comunque è un fattore secondario. E tantissime persone da uccidere. Cioè, loro, durante la storia noi sentiremo ammazza questo, ammazza quello, però non capire, almeno io non ho capito tantissimo di chi stiamo parlando, chi stiamo andando a uccidere, queste cose così. Dovete fare veramente attenzione. L'online è abbastanza carino l'online secondo me, è fatto benino. Boh, poi quello è soggettivo, bisogna provarlo, bisogna vedere la connessione che avete. Se giocate con delle persone che sanno tenere un joypad in mano ogni 4 minuti gli cade. Quello è soggettivo. Il personaggio, molte critiche hanno detto che non è carismatico, molti giornali hanno detto che non è carismatico. A me sinceramente non dispiace più di tanto. Certo, non è paragonabile a Ezio, però sinceramente a me non dispiace al suo perché. Poi oltre alle missioni della storia ci sono un sacco di altre cose da fare. Ci sono le missioni secondarie, le missioni online, raccogliere le coccarde, sbloccarvi tutti i scrigni e tutte queste cose qua che comunque aumentano la longevità di questo gioco, che secondo me ci stanno, le hanno messe in tutti gli Assassin's Creed, quindi va bene. Ok, se non avete sentito il rutto barra scorreggia, vi avviso che prima c'è stato un rutto barra scorreggia, quindi adesso incomincerò a parlare delle cose che forse, se non avete giocato Assassin's Creed, è meglio che non sentite. Questa qua forse è ancora leggermente non spoilerante, comunque, secondo me in questo Assassin's Creed si è parlato veramente poco del credo degli assassini, non tanto nella storia principale, quella di Arnaud, ma in quello, come dire, nella storia ambientata ai tempi nostri. Cioè, l'assassino che noi andiamo a governare dentro l'Animus, non sappiamo niente, non sappiamo veramente niente di chi sia, di dov'è, di cosa sta facendo, di perché è dentro l'Animus, di chi è antenato, non sappiamo veramente nulla, quindi io, sono rimasto basito da questa cosa, perché ho speso 150 euro per la limited edition di Assassin's Creed, non per free roaming Paris Simulator, perché altrimenti avrei preso quello, ammesso che esista. Quindi io sono rimasto veramente deluso da questa cosa, perché mi aspettavo che la storia ai tempi nostri comunque si evolvesse in qualche modo, ma invece così non è stato. Poi ragazzi, vogliamo parlare dell'incoerenza mostruosa che c'è stata alla fine? Questo è decisamente spoilerante perché, tra virgolette, vi racconto la fine, quindi Se non avete capito che in questo momento spoilererò, che non esiste come cosa, come termine, sappiate che questa cosa che vi sto per dire è veramente altamente spoilerata. Vi sto raccontando la fine praticamente. A tre quarti del gioco, come sapete, ci bannano dalla confraternita degli assassini. Ci spogliano dei vestiti, non si sa come mai ci lasciano la lama celata, la lama fantasma e tutte le nostre altre cazzo di armi. E noi andiamo ad ubriacarci a Versailles, o come si dice, non so il francese perché mi fanno cagare. Ad un certo punto decidiamo di tornare a Parigi.
Magicamente abbiamo riavuto i nostri vestiti. Le nostre armi, cioè le nostre armi non ce le hanno mai tolte. Abbiamo riavuto i nostri vestiti. Ok. Alla fine del gioco noi compiamo la cosa che dobbiamo compiere, uccidiamo chi dobbiamo uccidere e ci danno il vestito da maestro assassino. Ora, io mi chiedo, come? Come siamo stati bannati dalla confraternita degli assassini? Perché ci devono dare l'abito da maestro assassino? Con quale logica? Perché durante la scena finale non ti raccontano perché hai avuto quell'abito. Lo sblocchi così a buffo. Secondo me, ragazzi, questa cosa non ha veramente senso. È un'incoerenza mostruosa che hanno... Non lo so, io veramente sono... Non lo so, non trovo un termine. Scrivete anche sotto nei commenti se voi avete avuto la mia stessa impressione. Ma secondo me, ragazzi, hanno fatto veramente una cagata alla fine. Perché comunque noi da tre quarti in poi non siamo più degli assassini. Cioè, tecnicamente non siamo più degli assassini. Men che meno meritiamo, dato che siamo stati bannati, l'abito da maestro assassino. Perché un maestro assassino era tipo Altair, era colui che faceva parte della confraternita degli assassini, il migliore, uno dei migliori assassini, che seguiva il credo e ovviamente faceva parte del credo. Cioè, è come se io, non lo so, è come se io mi cucio un abito da gran maestro massone e non ne faccio parte. Cioè, non ha senso, sono felice io di essere un gran maestro massone, ma chi comando, chi governo, cosa, perché? Quindi secondo me, ragazzi, questa è stata l'incoerenza più grossa che c'è stata in questo Assassin's Creed. Boh, non posso dire che comunque non mi sia piaciuto, perché, boh, essendo un Assassin's Creed mi è sicuramente piaciuto. Però veramente ci sono certe cose che sono da ritoccare e da rivedere. Cosa dell'ultimissima ora, tra l'altro, hanno fatto vedere il nuovo Assassin's Creed. Cioè, non è neanche uscito questo che stanno già lavorando a quello nuovo. Io ho un consiglio per Ubisoft: aspettate, fate passare più tempo possibile, non 3 anni perché sennò vi brucio il palazzo, ma comunque fate passare tipo 2 anni, 1 anno e mezzo. Lavorateci bene, deve uscire un capolavoro questo. Abbiamo l'hardware necessario, abbiamo le teste per farlo, la storia deve essere veramente figa, specialmente quello al tempo nostro. Quindi niente, ragazzi, scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con quello che ho detto io, se non siete d'accordo con quello che ho detto io. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sotto in descrizione trovate la pagina di Facebook e un link per acquistare qualsiasi videogame a prezzi scontati, anche Assassin's Creed. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video, bella. Baby, I'm here.